Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ovvero l'ultimo dell'anno 2017 e siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Grazie a voi, quest'anno per me è stato particolarmente costruttivo perché proprio voi avete visualizzato tantissime volte i miei video, lasciato like e dopo esservi iscritti al mio canale YouTube sono riuscito a collaborare con delle aziende tipo la Nokia, che se vi siete persi il video vi lascio il link qui in alto a destra. E ragazzi, detto ciò, direi di passare al prodotto di cui parleremo oggi. Si tratta di una cosa un po' inusuale, dato che ognuno di noi per l'anno successivo ha dei propositi e io ne ho uno, ovvero leggere di più. Quindi ragazzi, come dice il grande Otto Kliman, non potevo portarvi un libro qui sul mio canale YouTube, quindi passo dal medioevo al futuro, ovvero un ebook reader che ragazzi è qualcosa di strepitoso. Questo è in particolare un Kobo, ma direi di parlarne subito dopo la sigla. Aura One, questo andrà a sostituire il Kindle che ho sempre all'interno del mio zaino, che ragazzi ho recensito tantissimo tempo fa. Se volete andarvi a vedere il video vi lascio il link qui in alto a destra, ma premetto che la qualità audio e video, dato che quello era uno dei miei primi video, non è granché. Ma parlando di questo prodotto, ragazzi, mi ha stupito tantissimo sotto alcuni aspetti e mi ha fatto storcere il naso sotto altri. La qualità costruttiva è strepitosa perché nonostante abbiano utilizzato dei materiali non proprio premium, sono riusciti a ricreare un assemblaggio davvero perfetto. Mi è piaciuto un sacco perché qui alle spalle hanno utilizzato questa gomma puntellata che crea un grip davvero interessante, e sulla parte frontale abbiamo un display totalmente opaco che ci permette di leggere sotto tutte le condizioni di luce. Kobo Aura One ha un display strepitoso da 7,8 pollici, capacitivo e soprattutto ragazzi è retroilluminato, quindi non abbiamo più la necessità di puntarci una luce contro durante le fasi di lettura notturne. Questo mi è piaciuto un sacco sotto questo punto di vista perché mi dà la possibilità di utilizzarlo davvero in tutte le condizioni ed è una feature che non posso più farne a meno. Inoltre, grazie a questo display che consuma pochissima batteria, abbiamo la capacità di utilizzare questo ebook reader per oltre un mese e ragazzi è una cosa fantastica. Ci sono stati due dettagli di questo Kobo che assolutamente non mi sono piaciuti. Il primo è il tasto blu di accensione posto nella parte retrostante, che per quanto riguarda il design è qualcosa di osceno. L'altro è per quanto riguarda il software, che non è assolutamente implementato con Amazon, che a mio parere è uno degli store più grandi per quanto riguarda gli ebook, e quindi se volete acquistare o avete una libreria di libri direttamente acquistati su Amazon, per passarli su questo Kobo è una procedura lunghissima da fare tramite il computer. Bene ragazzi, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like a questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Come avrete potuto notare, ho utilizzato questa location che è di lettura e scrittura della mia ragazza, che mi sembrava più indicata per questo tipo di prodotto, quindi per ringraziarla non faccio altro che lasciarvi qui sotto in descrizione il link del suo libro in vendita direttamente su Amazon. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo nel 2018 sempre qui sul mio canale YouTube.